Il presepe della chiesa del collegio è diventato un appuntamento irrinunciabile ormai per la sua bellezza. E quindi, com'è nata questa sua passione? Allora, Raffaele Napolitano è il grande convincitore di certe cose, sono molto restio a fare certe cose, però visto che lui mi chiede questa curiosità, a me il presepe è sempre piaciuto, fin dalle scuole elementari, farlo, costruirlo, interessarmi dei personaggi e anche come cambiare anno per anno le strutture e anche le scene. Il presepe noi per 3 anni l'abbiamo fatto, anzi 4, alla chiesa dell'Immacolata. Ora, tornando nella parrocchia del collegio, abbiamo di nuovo ripreso la tradizione insieme ai ragazzi e anche qualche adulto che mi danno una mano perché da solo non ce la farei a costruire, a realizzare il presepe ogni anno. Ora, Molto tempo ci vuole. almeno 3 settimane, solo la sera però costruiamo. E fatto in polistirolo e stucco e poi dipinto. Si potrebbe fare in sughero, però ci vuole molto più tempo per mettere insieme le cose. E il presepe che vedete, che negli anni passati pure è stato fatto, è stato realizzato sempre in modo diverso, perché sono del parere che fare sempre la stessa cosa a me non piace. E quindi quello che vedete nella chiesa del collegio è un rappresentare quello che Sant'Alfonso dice quando ne scette Nin, sarrutavo tutto un mondo, ma è anche il segno di Gesù Cristo che viene nella quotidianità, il panettiere, il fruttivendolo, i pastori che dormono, la lavandaia, il pescatore, i venditori di formaggio, una vita vissuta nella casa, il pescatore, il cane. Indicano che Gesù Cristo viene nel mondo, nella quotidianità e continua a venire nel mondo. I pastori esposti appartengono alla mia famiglia perché furono donati ai miei da un amico di famiglia e poi ho portato avanti questa tradizione che mi è sempre piaciuta e ogni personaggio sul presepe ha il suo significato. Partendo da Benino, il pastore che No, un dorme, attimo, allora, pastore. questo qua, questo Questo è il quercio. è quercio. È il quercio. Sul presepe ci abbiamo vari personaggi, come per esempio il quercio, lo storpio, il mendicante, che indicano che il Signore Gesù viene pure per loro, per coloro che sono emarginati, per coloro che sono gli ultimi, o se volete, i non considerati ancora oggi. E viviamo anche l'esperienza dell'emarginazione sul presepe per indicare che comunque il Signore veramente viene per tutti. E dicevo, il fatto del pastore che dorme, Benino, nella tradizione napoletana indica colui che sogna il presepe, non deve essere mai svegliato, perché se si sveglia scompare il presepe. E quindi indica Dove anche sta Benino? in fondo la vicina alle pecore che dorme. Poi pure il panettiere o l'oste nel presepe indica il simbolo del male, perché l'oste fu colui che non accolse il Signore nell'alloggio di Betlemme e quindi viene messo sempre vicino alla capanna in contrapposizione al bene. E poi la capanna o il tempio, la grotta, stanno sempre in alto nella tradizione napoletana perché è la parte centrale del presepe che indica il Signore che dall'alto viene e porta nel mondo quel dono di pace che condivide con tutta l'umanità. E poi nella tradizione napoletana abbiamo le famose bancarelle che sul presepe simboleggiano i 12 mesi dell'anno che trascorre, che passa l'anno e non può mancare quello che a Natale nella tradizione napoletana c'è il baccalà, lo stock, le olive, i peperoni, che torna tutto nella scena per ricordare il vissuto che non è più del passato, ma che è quotidiano. Ancora oggi noi continuiamo con la tradizione napoletana. Ecco, il Signore ci diede anche attraverso il presepe, la bellezza del presepe ci offre la possibilità di incontrarlo. Allora questo desiderio di condividere con voi il presepe, che è una mia passione, insieme ai ragazzi che ogni anno lo costruiamo, diventa per noi un motivo di incontro, ma anche un motivo di catechesi, perché quando la gente chiede, comprende
anche di più la bellezza di questo Gesù che, venendo nel mondo, ci vuole tutti salvi e continua il suo bene per noi. Io un augurio di buon Natale ai parrocchiani e a tutta la città. Auguro un Natale fatto di cose belle, ma soprattutto la capacità di condividere con gli altri il proprio vissuto, che significa ogni giorno abbiamo la possibilità di fare del bene, perché come diceva Madeleine de Bray, il Signore oggi mi dà la possibilità di fare il bene e oggi io condivido con l'altro questo Gesù che viene a portare il bene perché vuole che io faccia il bene. Quindi auguri a tutta la comunità parrocchiale e a tutta la città. Grazie. Come andiamo?